Bene, siamo in diretta, sono le ore 11, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online da Venezia. Un saluto naturalmente a tutti gli ascoltatori di Cyrus Web Network di Treviso. Iniziamo subito con l'edizione della domenica mattina Ecomondo 2000. Abbiamo una notizia subito in primo piano, prima però vi ricordo una notizia, scusate, dell'ultima ora, però prima vi ricordo quelle che sono naturalmente le notizie in primo piano della giornata, naturalmente le ultime fasi del funerale di Nelson Mandela che sono in corso proprio in questo momento mentre stiamo andando in onda, poi gli scontri dei manifestanti che non ce la fanno più ad arrivare praticamente a fine mese, sono scesi in piazza, scontri anche a Venezia, anche notevoli scontri, ma comunque andiamo per ordine. Iniziamo subito con la prima notizia in scaletta che vi dicevo arrivata da pochi minuti: Yemen ferito a Sana'a, capitale dello Yemen, il console giapponese nel corso di un tentativo di sequestro da parte di uomini armati, lo riferiscono fonti della sicurezza. Il diplomatico alla guida della sua vettura è stato bloccato e attaccato da sconosciuti che lo hanno accoltellato, quindi dopo essere riuscito a sfuggire agli aggressori è stato soccorso e condotto in ospedale. Il paese è stato già teatro di diversi rapimenti e attacchi a diplomatici. Veniamo ai forconi cosiddetti. Sarà Piazza del Popolo a Roma a ospitare mercoledì dalle ore 15 il presidio del Movimento dei Forconi. Non faremo nessun corteo, ha spiegato uno dei leader Calvani, perché la situazione è troppo incandescente. Mercoledì sarà una festa di popolo e i presidi rimarranno attivi in tutta Italia. La lotta andrà avanti a oltranza, ha poi aggiunto. Contrario il Campidoglio, non vogliamo che Piazza del Popolo diventi una tendopoli, ha detto il vice sindaco Nieri. Ieri sul social network Facebook Calvani ha scritto: il governo ci ha convocati, rigettiamo l'invito ed escludiamo qualsiasi trattativa con il governo. Da Palazzo Chigi nessuna conferma dell'invito. Rimaniamo sempre con il tema dei forconi. Per le proteste dei forconi, con i blocchi e i disordini dei giorni scorsi nella provincia di Imperia, ci sono già una quarantina di indagati e un centinaio di persone identificate. Per i blocchi di strade e ferrovie attuati da Imperia a Ventimiglia, i reati ipotizzati sono manifestazione non autorizzata, istigazione alla disobbedienza e a delinquere, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. La Digos sta esaminando filmati per identificare gli autori dei blocchi di strade e ferrovie. Da evidenziare forti scontri anche a Venezia, Piazzale Roma, diventato spettrale, si registrano alcuni feriti. Per vedere anche i video vi suggeriamo di consultare il sito della Nuova Venezia. Naturalmente tutte le corse delle autocorriere sono rimaste ferme, subendo notevoli ritardi. Apprendiamo poi dai giornali che ci sono stati danni anche al cantiere del tram. Giriamo pagina. Un uomo ha sorpreso un ladro nella sua abitazione a Serle, nel Bresciano, e armato di fucile lo ha inseguito. Nella colluttazione è partito un colpo che ha ucciso il malvivente, è un 26enne di origine albanese. L'uomo che ha sparato, un meccanico di 29 anni, è stato fermato dai carabinieri ed è stato interrogato nella caserma di Nuvolento, in provincia di Brescia. Si cerca di capire se il colpo sia partito accidentalmente in un eccesso di legittima difesa o se invece il proprietario di casa abbia sparato intenzionalmente. Padova. Il commesso 23enne di un discount è rimasto ferito da un colpo di pistola alla testa, sparato nel corso di una rapina all'ora di chiusura di un discount ad Albignasego ed è ora in condizioni disperate all'ospedale di Padova. Al momento dell'irruzione dei due banditi, il commesso era al piano superiore, negli spogliatoi, mentre al piano terreno c'era solo il direttore del negozio. I malviventi avrebbero incrociato il giovane sulle scale e uno di loro gli ha sparato alla fronte. Il proiettile, pensate, fuoriuscito dalla scatola cranica conficcandosi nella parete. I banditi non hanno rubato nulla. Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento.
Speriamo che ce la faccia, malgrado le condizioni, come avete sentito, siano disperate. Dalla stampa, sfogliando i giornali, abbiamo trovato anche questa ultima notizia. Rissa su un autobus, sale a bordo dell'autobus ma non ha il biglietto e pensa bene di mordere il dito all'autista per far valere le proprie ragioni. Parapiglia nel tardo pomeriggio di giovedì a San Donà di Piave in piazza 4 Novembre, dove si trova l'autostazione dei Pullman. Come riportano i quotidiani locali, infatti un quarantenne extracomunitario, al momento di mostrare il regolare tagliando di viaggio al controllore, sarebbe andato su tutte le furie. Non solo non ce l'aveva, ma l'invito del dipendente ATVO di acquistarlo in fretta per poter far partire la corsa in orario sarebbe andato in incandescenza. Dalle parole in pochi istanti si è passati ai fatti con il portoghese che ha iniziato a spintonare il controllore per poi aggredirlo. In difesa del malcapitato è intervenuto anche l'autista del mezzo che per una risposta nel parapiglia avrebbe subito un morso ad un dito. Tanto da dover, pensate, ricorrere alle cure del pronto soccorso, al pari del controllore. Sul posto carabinieri della compagnia locale che potranno intervenire a livello giuridico solo nel caso in cui arrivi una querela da parte dei due feriti. E speriamo che questa querela possa arrivare quanto prima, aggiungo io. Dunque, siamo così al termine di questo notiziario della domenica mattina, Ecomondo 2000, ma diamo uno sguardo anche alla homepage della testata giornalistica pianetaoggitv.net di Venezia. Dunque, in primo piano abbiamo il consueto settimanale di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi Reporter, condotto dal sottoscritto, dove si parla di temi legati all'ufologia. Come sapete anche noi diciamo, abbiamo una categoria dove affrontiamo anche questo argomento. Se ne sente tanto parlare, però non si riesce mai ad andare a fondo, non si capisce bene perché. Se ne parla sempre a livello superficiale, soprattutto qui nel nostro paese, all'estero invece il tema è affrontato in maniera molto più seria, un po' da tutte le televisioni, anche quelle diciamo di Stato. Ecco, noi vogliamo cercare, in base a dei documenti veramente eccezionali, di dare un po' una risposta a questo fenomeno legato appunto all'ufologia. Qui abbiamo un'intervista a Silvano Ferronato, che sarebbe il presidente del gruppo ufologico del Vento, che aveva organizzato un convegno in Bassano del Grappa, e ospite come relatore c'era anche il noto ricercatore e reportagista Pier Giorgio Caria, che noi l'avevamo intervistato in altre occasioni. In questa puntata invece abbiamo l'intervista curata da Nicoletta Bressan a Silvano Ferronato, che presenta anche un suo libro, e a seguire abbiamo incontrato, o meglio, il sottoscritto ha incontrato un ex collega di Radio Treviso 103, Amica Radio, Michele Giocondo, che ci ha sempre seguito, ci ha sempre seguito nelle nostre trasmissioni serali, quando appunto negli anni 90 trattavamo io e Silvano, perché anche lui trasmetteva a Radio Treviso, il fenomeno legato appunto all'ufologia, e quindi dopo tanti anni lo abbiamo incontrato in sala, il sottoscritto gli ha fatto qualche domanda e quindi potete poi ascoltare il tutto. A seguire abbiamo alcuni editoriali, articoli da Antimafia 2000, testata giornalistica antimafia2000.com, di cui ricordiamo Giovanni Brusca, dice: Mangano Dell'Utri e Berlusconi e la sinistra che sapeva, e qui appunto vi invito a leggere. Poi alcuni comunicati stampa dalla Val di Chiana, da Montepulciano e dalla città di Sartiano. Come sapete, siamo seguiti anche in quella zona, grazie poi alla ripetizione del settimanale sulle frequenze di Telidea di Chianciano Terme. Quindi c'è un certo interesse da parte di quella zona, appunto, a seguirci. Poi abbiamo da Torino un programma, No Comment, cosiddetto, che ce lo ha inviato il nostro collaboratore Nicola Alberi del Movimento Alternativa di Giulietto Chiesa da Torino. Praticamente un sacco di vita, porta il titolo questo video, 6 dicembre 2013, Porta Susa a Torino, distribuzione sacchi a pelo e generi di conforto per i senza tetto. Quindi molto interessante da vedere, non occorre farci i commenti, le immagini già parlano da sole.
Poi si prosegue con altri editoriali, altri articoli di Antimafia 2000. In primo piano, Rina insiste per Di Matteo è tutto pronto e lo faremo in modo eclatante. Sono delle minacce molto serie, molto che fanno pensare. Quindi poi si prosegue con un altro articolo relativo all'associazione Funima International. Adriana Gnani per una causa, giusta, questa giovane donna che cerca di aiutare con Funima International i bambini di strada della Sicilia. Va tutta la nostra stima a queste persone che stanno veramente lavorando senza paura di sporcarsi le mani a favore della vita, per la difesa della vita del nostro pianeta. E quindi poi infine alla homepage abbiamo altri due settimanali, l'intervista a Giovanni Sgnaolin, esperto della tecnologia, scusate, esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva multimediale. Lo abbiamo in collegamento da Venezia, ci fa un po' il punto della situazione con riferimento appunto a questa crisi che stiamo vivendo. Poi a seguire ancora un ultimo settimanale che lo abbiamo ancora dentro la homepage, dal titolo Progetto Arte e Legalità. Cioè, ci sono delle interviste ad Anna Vinci, giornalista e scrittrice, poi a seguire a Giorgio Bongiovanni, direttore della rivista Antimafia 2000, antimafia2000.com, e quindi a Lorenza Raffaello, direttrice della galleria Spazio Bevacqua Panigai, che abbiamo visto una mostra di alcune opere di un noto pentito di mafia. Poi a seguire c'è anche l'opinione di Luciano Franchin, assessore alla cultura del comune di Treviso, trasmissione realizzata da Pineta Oggi TV Online, sempre in collaborazione innanzitutto con sitesowebnetwork.it, che non è solamente radio online, ma è anche televisione online, e poi con tutto il circuito interregionale, vale a dire dal nord-est Italia Eden TV, e quindi Centro Italia Televia da Chianciano Terme, fino ad arrivare a Palermo con Teleiato, la nota All News diretta da Pino Maniaci. Poi abbiamo anche altre radio che ci ripetono il nostro settimanale, le ricordiamo. Entriamo in provincia di Pordenone, precisamente a Fontana Fredda, con Radio Piper Fontana Fredda sugli 88.8 e 93.8, che ha un raggio di copertura di quasi tutto il Triveneto, praticamente da Venezia fino in Croazia. A seguire poi anche in Pordenone con RNM Radio Nuova Musica sui 102.100 MHz da Biancavallo. Bene, queste sono un po' le notizie di questa domenica mattina. Vediamo se abbiamo delle ultime ore. No, non abbiamo nulla, ci fermiamo qui. Io restituisco la linea a Treviso per il proseguo dei programmi di sitewebnetwork.it. Massimo Brunella, auguro di una buona giornata.